banca, le banche dati della regione non è un atto consueto per la politica, è anche un salto di qualità verso la trasparenza. Noi siamo felici di farlo perché chi si occupa della prevenzione, della repressione dei poteri criminali aiuta le istituzioni politiche, aiuta la regione a fare in modo che le risorse dello Stato e dell'Europa siano destinate davvero a beneficio dei calabresi e non ad arricchire i poteri criminali che spesso costruiscono uno spot terribile per la Calabria, perché la descrivono come una terra senza futuro. La Calabria ha un grande futuro perché ha grandi ricchezze, ha tante risorse, deve avere il coraggio di spenderle in maniera tale che possano produrre sviluppo. Le istituzioni politiche da sole non ce lo possono fare, è necessario che ci sia la sinergia con chi si occupa di prevenire e di reprimere i poteri criminali, perché quando lo Stato in tutte le sue articolazioni lavora insieme, lo Stato è molto più forte dell''ndrangheta e di ogni potere criminale. Beh, oggi è una dimostrazione che quando le cose si vogliono fare si fanno 'ndrangheta o non 'ndrangheta, anzi proprio contro 'ndrangheta, contro qualsiasi potere criminale. La lungimiranza del Presidente della Regione nel svolgere questa attività di prevenzione insieme alla DIA ci consentirà di avere informaticamente tutti i dati dei progetti del PNRR e di altre importanti opere pubbliche che svolgono nella Regione, poterne confrontare con le nostre banche dati in maniera automatizzata, quindi senza un dispiego di personale, e dopo riportare quelle che sono le risultanze sui tavoli dei prefetti quando andiamo nei gruppi investigativi interforze delle prefetture, per evitare che sin dall'inizio le organizzazioni criminali possano entrare in un appalto pubblico. Cosa ne pensa del nuovo codice degli appalti? Aiuterà o magari sarà un ulteriore problema per una regione come la nostra? Guardi, noi dobbiamo cercare di sviluppare i nostri controlli a tutti chi venga, sia preventivi che poi successivi con l'autorità giudiziaria. In questo momento ci occupiamo della prevenzione, ci occupiamo di impedire che soldi possano arrivare alla criminalità organizzata. Bisogna fare presto negli appalti del PNRR perché ce lo impone l'Europa. Questo non vuol dire che non vengano fatti i controlli. Anticipare i controlli in una fase così preventiva come quella che è precedente addirittura all'aggiudicazione dell'appalto, come stiamo facendo con questo protocollo con la Regione Calabria, ci fa superare tante difficoltà. Ci sono particolari campanelli d'allarme? Ma i campanelli ci sono sempre, siamo in una regione in cui chiaramente la 'ndrangheta è presente, la 'ndrangheta è forte, ma questa prevenzione fatta in questo modo ci assicura la possibilità di poterla contrastare con efficacia e impedire che possa accedere agli appalti pubblici.